Dai paesi alle città, miseria e povertà. Lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patana e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria. Separati con cura, in un'epoca oscura. Che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra. Tra chi vive e muore nelle zone d'ombra. Il racconto di Zone d'Ombra questa settimana parte da Roma per poi raggiungere Vasto, la città della costa abruzzese. È il 30 agosto, alcune mamme, provenienti da tutta Italia, si sono date appuntamento a piazza Montecitorio con la speranza di farsi ascoltare dalle istituzioni, tuttora indifferenti alle loro grida di dolore. La protesta è incentrata soprattutto sulla PAS, la sindrome da alienazione parentale, spesso utilizzata nei tribunali per determinare l'affido dei minori o l'allontanamento dei bambini in strutture residenziali. Siamo qui in questa piazza, forse siamo 30, ma dietro di noi sono in centinaia le madri nelle stesse condizioni di queste 30 e sono migliaia i bambini che in Italia dal 2003 ad oggi sono state vittime delle istituzioni italiane a causa di una distorsione provocata da teorie psicologiche totalmente infondate che sono state utilizzate per togliere i bambini alle madri che denunciano violenza. Oggi qualunque motivazione è valida per nominare e incaricare un CTU. PAS che, tra l'altro, viene sconfessata dalla Suprema Corte, che però continua a essere utilizzato nei tribunali per allontanare i bimbi dalle loro madri. I giudici hanno puntato il dito anche sul metodo utilizzato per l'allontanamento dei figli, ma continuano a ripetersi atti in cui i minori, barricati per giorni in casa, vengono alla fine sottratti contro la loro volontà dalla forza pubblica. Noi vivevamo segregati in casa cercando di evitare questo allontanamento forzato, ma purtroppo il 26 luglio, dopo vari pedinamenti, come dichiarato proprio dalla stessa polizia anticrimine incaricata quindi di catturare mio figlio come fosse stato un basso di mafia pericolosissimo, veniamo braccati in casa, sfondano porte. Di storie come quella di Laura, separata nel 2014 da un marito violento, ce ne sono tante. C'è quella di Francesca, ad esempio. Tutto ha avuto inizio nel 2013, sul finire, quando ho denunciato il mio ex per maltrattamento in famiglia e stalking. Sono andata via con una denuncia cautelativa io e mio figlio e da lì è incominciato un calvario. Oppure quella di Raffaelina. Tutto è iniziato da una depressione. Sono entrata nella struttura Casa Sorrisa di Massarosa nel 2017. Loro insistevano nel dire che era una psicosi postpartum e per delle segnalazioni che io e mio marito discutevamo. Le persone chiamavano i carabinieri, la polizia. C'è la storia di Giada. Nel momento in cui io ho detto basta con una relazione che non andava per niente, lui mi ha detto ti uccido, ti ammazzo, ti tolgo tutto quello che hai, casa, soldi, ma soprattutto non ti faccio vedere più tuo figlio. Ma ci sono storie anche di papà lasciati ai bordi e che combattono una guerra pari alle mamme, come quella di Andrea. Il mio calvario parte da luglio 2017, mia figlia veniva sottratta dalla mamma e portata presso l'abitazione dei nonni a quasi 200 chilometri. Ho dovuto intervenire con i carabinieri per vedere mia figlia. E proprio sui diritti negati anche ai papà, Antonio, che conosceremo tra un po', ha girato tutta Italia a piedi, partendo da Vasto, per denunciare abusi istituzionali. Questo sistema era controproducente per i bambini. Da lì poi è partita la mia lotta per quanto riguarda i bambini portati in case famiglia. Da questi litigi nasceva questo famoso, tra virgolette, mercato, dico io, dei bambini deportati. Mamma, dov'è? Siamo a giugno 2019,
A Francesca, nome di fantasia, il tribunale di Lecce ha appena tolto il figlio per affidarlo al padre. Un uomo rinviato a processo per le violenze e le botte verso la sua ex compagna e che la donna ha denunciato più volte. Famiglia! Signora no! Signora no! Famiglia! Sia tranquilla! Sia tranquilla, signora! Vai, vai. Le forze dell'ordine cercano di bloccare la donna che è riuscita a filmare la sottrazione del minore. Stia tranquilla! Si bloccate, ve lo chiedo! Le prometto, le prometto che settimana lo vedrà. Non voglio fare. Sicuro, signora, sicuro. Bastardi! Perché mi leveranno vostro figlio? Mio figlio è stato prelevato il 6 giugno dalla polizia anticrimine di Lecce, carabinieri, i quali hanno filmato tutta l'esecuzione. Il mio figlio si dimenava, urlava, è collassato anche diverse volte proprio perché non lo voleva vedere in seguito a tutta la violenza che comunque aveva fatto a me, quindi l'aveva anche subita. C'è una legge. Papà, dov'è la macchina? Vai all'altro, vai! Signora, in quale macchina avete messo i bambini? Sta qua, signora! Qualcuno non mi ha... Barricatemi tutte le entrate! Stia qua! Francesca si è vista sottrarre il bambino dal tribunale di Lecce perché, dicono i giudici, la mamma è condizionante. Significa che, secondo loro, il bimbo non vuole vedere il padre perché è condizionato dalla mamma. Nell'agosto del 2015 fece male anche al naso al bambino durante un incontro su indicazione del Tribunale dei Minori. Mio figlio a 18 anni dovrà fare una plastica nasale. La donna ha preso più volte le botte dall'uomo sotto gli occhi del figlio. Mi prendeva a calci, mi prendeva a pugni e ho dovuto anche denunciarlo. Ma c'è un altro aspetto inquietante della vicenda. È stato anche assolto dal Tribunale Penale da un giudice che poi è anche stato destituito dal suo incarico perché occupava il posto di presidente del tribunale penale, ma non doveva esserci lui. Il giudice Roberto Tanisi era stato nominato presidente del tribunale di Lecce a luglio 2020 dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con 11 voti contro i 10 raccolti dal rivale. Ma il Consiglio di Stato quest'anno ha accolto un ricorso avanzato da Alessandro Silvestrini, presidente della sezione commerciale della Corte d'Appello di Lecce, contro la nomina di Tanisi. Insomma, nella vicenda appare un conflitto di interesse evidenziato dai giudici e che, appunto, impone l'annullamento per invalidità derivata del contestato provvedimento di nomina. Siamo arrivati nel febbraio del 2019, quando è stato emesso il provvedimento di allontanamento perché sono stata considerata mamma alienante, mamma troppo innamorata di mio figlio. È stato collocato in struttura, il primo caso in Italia di minore collocato in struttura con il padre in una comunità mamma-figlio, sospendendo me per 2 anni dalla responsabilità genitoriale. Nonostante avessi fatto un percorso con una psicologa indetta proprio dal tribunale che mi ha reputata mamma idonea a crescere mio figlio. Mio figlio continua ancora a dire di voler tornare a casa con me, ma è stato martorizzato perché in struttura era anoressico, adesso è diventato obeso. Posso vedere mio figlio una volta a settimana per un'ora in spazio neutro, mi hanno tolto le videochiamate che avevo quotidianamente quando lui era in struttura e questo provvedimento andrà avanti fino a quando non si sarà raggiunta la riconnessione emotiva fra padre e figlio. Al momento la donna non può vedere il figlio, come testimoniano le immagini in cui il medico, su ordine del giudice, impedisce alla mamma di adempiere alla sua volontà. Mi hanno comunicato una disposizione del Tribunale dei Minori, sì, che è indirizzata anche a me, oltre al direttore sanitario, che mi dice di non consegnare il bambino alla dimissione. Ok, va bene. Noi quindi, perché il massimo che ci possa essere. Del Tribunale dei Minori. Le storie hanno tutte un minimo comune denominatore, quello della violenza. Storie come quelle di Laura e di Raffaelina, due casi su cui emergono altre particolarità.
Mi sono separata nel 2014 da un uomo che si era rivelato aggressivo e violento, quindi sono letteralmente scappata di casa dopo un'aggressione avvenuta per strada quando mio figlio aveva 5 mesi e mi sono rifugiata presso i miei genitori. Da lì abbiamo iniziato il nostro calvario giudiziario. Raffaellina, invece, ha avuto a che fare con una struttura in cui è stata ricoverata. Tutto è iniziato da una depressione e loro insistevano nel dire che era una psicosi postpartum e per delle segnalazioni che io e mio marito discutevamo. Sono entrata dentro questa struttura, sono stata circa 3 mesi, io ero in stato di gravidanza, avevo la bambina di quasi 2 anni. A quel punto altre mamme gli riferiscono cose inquietanti. Mi hanno detto che lì dentro c'era un business, che con il tempo me ne sarei accorta, che lì dentro è morto un bambino nel 2014, che io dovevo stare attenta, se no questa cosa sarebbe successa anche a mia figlia. Si tratta della struttura Casa Sorrisa Stiava nel comune di Massarosa. La cooperativa gestisce dal 2011 in convenzione diretta una struttura di tipo residenziale per l'accoglienza di madri in difficoltà familiare e sociale, con figli minori fino all'età scolare, dove possono essere accolti fino a 5 nuclei familiari. A dicembre scorso il sindaco Alberto Coluccini, a seguito del sopralluogo alla struttura gestita dalla cooperativa Serimper, ha firmato un'ordinanza di chiusura per le gravi inadempienze e per il numero di ospiti superiore a quello consentito. Ci chiudevano la stanza dei giochi dei bambini a chiave, non si poteva guardare la televisione, ci davano gli psicofarmaci sia a me che a mia figlia, ci maltrattavano psicologicamente, ci dicevano che noi non eravamo in grado di fare le mamme, che noi eravamo tossiche, alcolizzate. La cosa ancora più inquietante che riferisce la donna è che dietro queste operazioni ci sia un progetto ben strutturato. Questo è un sistema criminale, vendono i bambini, rubano i bambini, perché a me mi sono stati rubati. Non so se mi sono stati venduti, però questa è un'adozione programmata. Giada Giunti è una professionista romana del settore televisivo. La donna ha denunciato l'ex marito in seguito a un'aggressione avvenuta davanti al figlio. Presa per il collo, minacciata, il bimbo, che assisteva al fatto, cercava di trascinare la madre via. In questo documento il bimbo racconta il fatto alla CTU. Quale bugia da lei? Ci vuole una picchiata, mamma, l'ho visto io quello, con questi occhi che ho, davanti a tutta la scuola, che non è stato bravo, che non ha mai fatto niente, invece l'ha fatto, quindi è brutto. La cosa inquietante è che la CTU sembra sdrammatizzare le parole del bimbo. Però su questo ne abbiamo già parlato anche l'altra volta con mamma e mamma l'ha spiegato che ci sono delle cose che riguardano lei e papà nelle quali tu non devi entrare. Ho capito, ma se me l'ha fatta anche a me, io devo entrare perché se me l'ha fatta anche a me, l'ho visto io. Allora devo entrare perché non l'ho sentito, non lo so, però l'ho visto io, l'ho andata a tutti. Giada ci racconta che il bimbo finisce in una casa famiglia su richiesta del padre. Un genitore, un padre che chiede la casa famiglia per il proprio figlio, già solo questo dovrebbe far capire di che tipo di personaggio stiamo parlando. E dopo la decisione dei giudici di spostare il bimbo in una casa famiglia, non si dormiva, non si mangiava, eravamo terrorizzati che mi potessero portare mio figlio via da un momento all'altro. E purtroppo è successo, perché dopo una CTU, la seconda CTU, che è durata mesi e mesi e mesi, che ha addirittura sospeso gli incontri protetti padre figlio, dichiarando che erano violenti, inumani e deteriorati, e si stava andando in un baratro da cui difficilmente si poteva risalire, e ha diagnosticato al mio ex marito, che era violento, pericoloso, disturbo dei pensieri, aggressivo, violento pure con il figlio, narcisista, pur di rovinare la vita alla moglie e la rovina al figlio. Quindi loro, le CTU, le consulenze, i tribunali hanno diagnosticato questa violenza, questa pericolosità da parte del mio ex marito, ma nonostante ciò, alla fine, sulla base di una relazione del servizio sociale, hanno preso mio figlio che piange, si dispera, scrive lettere davanti a tutti, ha scritto anche al Papa che vuole stare con me, vuole ritornare con me, e l'hanno affidato prima a una casa famiglia, sono andati in 8 a prenderlo, di cui 5 agenti dell'anticrimine, gli hanno creato uno shock, perché prendere un bambino alzato di peso da persone, 2 l'hanno tenuto per le braccia, 1 per le gambe, l'hanno trascinato via dopo 3 ore di pianti, questo è un crimine. Queste immagini raccontano come il bimbo, davanti alla scuola, è spaventato dall'aggressione del padre nei confronti della madre.
A Andrea viene tolta la figlia. La madre la porta in un'abitazione dei propri genitori e da qui inizia la battaglia di un padre. Quella bambina nel mese di gennaio non è stata consegnata al papà per due volte, in concomitanza non veniva neanche portata ai day hospital programmati nei giorni 7 gennaio e 26 gennaio 2018. Andrea si accorge che qualcosa non va. Aveva accesso a vari pronto soccorso in cui praticamente la bimba veniva constatata uno scollo di muco, ma anche comunque una polmonite acuta con muco ristagnato dai polmoni fino alla gola, addirittura verde. C'è stato un ricovero per una polmonite acuta. Andrea però è costretto anche a fare una denuncia alla Procura della Repubblica. E in concomitanza con un maltrattamento denunciato alla procura il giorno dopo, riguardante che la signora tirava un pugno alla bambina in videochiamata, ci sono le immagini depositate alla procura, che ringrazio la procura di Cassino che sta indagando su questo fatto qui, ma per di più oltretutto diciamo ho denunciato questo maltrattamento il 23 di luglio 2021, guarda caso il 30 luglio 2021 emettevano questa sentenza di separazione, in cui guarda caso non si parla della signora, non si è mai parlato della signora sulle memorie depositate dal servizio sociale e dal curatore. Sono state messe delle restrizioni con la modalità protetta nel papà nel 2020, e da lì è nato tutto il fatto che il curatore continuamente insieme al servizio sociale mi dava addosso. Ma è ingiusto che un papà che fa tutto per la bambina e una mamma che maltratta a livello psicologico anche la bambina, non solo a livello fisico come è successo in data 20 luglio 2021, e viene dato continuamente addosso levando la potestà genitoriale al papà, cioè levandola proprio totalmente, in modo che comunque il papà non dia più fastidio a questi personaggi, compreso la mamma. È una cosa insostenibile. Al papà è stata sottratta la bimba, ma la piccola, in una registrazione, appare di tutt'altro avviso quando, davanti all'ospedale, la bimba piange quando sa che il papà dovrà andare via. Non voglio tornare a casa. Papà? No! No! Non voglio tornare a casa. Lasciamo Roma e raggiungiamo Vasto, dove abbiamo incontrato un papà che ha lottato e ha risolto un problema familiare. Poi, però, ha scelto di combattere anche per gli altri quando ha conosciuto il mondo degli affidi. Una lotta, quella di Antonio, molto particolare. Decisi di partire da Vasto a piedi per arrivare a Strasburgo al Palazzo dei Diritti Umani. Ragazzi, non ci si può credere. Guardate cosa c'ho davanti. Le famose montagne, prima del confine. Antonio ha attraversato a piedi l'Italia, in lungo e in largo, facendo tappa in oltre 40 città. Com'è andata, Antonio? Una passeggiata. È vero che ieri sera c'era della pioggia? La pioggia? Testa della grandine, così in testa ieri. La via Emilia sembra che ti aspetta, molta gente li sta salutando per strada. Sì, lo so. Una marcia, la sua, per difendere la bigenitorialità, il diritto dei figli di crescere sia con la mamma che con il papà, e per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto le istituzioni, su questa delicata problematica. La mia avventura parte nel 2011, dopo la legge 54 del 2006 sull'affido condiviso, cominciai a constatare di fatto che questa legge in pratica non veniva applicata. L'affido condiviso inteso come tempi, per esempio, tempi paritetici tra madre e figlio. Da lì poi è partita la mia lotta per quanto riguarda i bambini portati in case famiglie, perché poi da questi litigi, da queste situazioni nasceva questo famoso, tra virgolette, mercato, dico io, dei bambini deportati. Antonio ci conferma quello che finora abbiamo riportato, ovvero che c'è uno scollamento non solo tra le istituzioni e le volontà dei bambini, ma anche tra la legge e le decisioni degli organi preposti alla salvaguardia dell'integrità dei bimbi, che vanno nel senso opposto. La legge sulle case famiglie recita chiaro: almeno fino al quarto grado di parentela bisogna fare di tutto nel momento in cui c'è una denuncia per violenza all'interno della casa coniugale. Il giudice interviene e chiede agli assistenti sociali, o dovrebbe chiedere agli assistenti sociali, nel mentre di trovare un parente prossimo, quindi fino al quarto grado di giudizio, dove collocare il bambino in attesa che
si risolva o si verifichi effettivamente se c'è stata violenza all'interno della casa coniugale o meno. Mentre il sistema è diverso, si prende direttamente il bambino, si deporta nelle case famiglie e da lì nasce il famoso business, che è di 2 miliardi l'anno per quanto riguarda il bambino nelle case famiglie. Cioè ogni casa famiglia riceve la media di 3.000-3.500 euro al mese per ogni bambino che c'ha al suo interno. E voi capite che una volta che io riesco a mettere le mani su quel bambino, prima di 2 anni e 1 giorno, che è quello che recita la legge, io quel bambino faccio di tutto per non farlo tornare a casa, perché per me sono soldi. Ma le stranezze, come racconta ancora Antonio, non finiscono qui. Si sono verificati tantissimi fatti in cui il giudice, dopo 5-6 mesi, ha detto che in quella casa effettivamente non c'era violenza e che quindi il bambino poteva tornare a casa. Beh, gli stessi assistenti sociali che in 5 minuti hanno preso e deportato quel bambino, casomai con l'esercito e con i carabinieri, andandolo a prendere a scuola come fanno di solito, o a casa, strappandolo dalle braccia dei genitori per riportarlo a casa, spesso e volentieri dicono: adesso dobbiamo trovare un angolo neutro e pian piano reinserire il bambino nella sua casa, nella sua famiglia. Capite l'assurdo, no? Per portarlo via ci avete messo 5 minuti, e portarlo in un posto dove non conosce nessuno, non conosceva nessuno, per riportarlo a casa sua avete bisogno di altri 6 mesi, casomai un anno, per reintegrarlo nella sua famiglia. Il collegamento non può essere con un altro caso, quello di Bibbiano, e con un potere spesso sottovalutato, quello degli assistenti sociali. Il caso Bibbiano è la punta dell'iceberg. Poi c'è il potere dei famosi assistenti sociali, che nessuno spesso nelle città controlla, dovrebbero avere un supervisore. Noi abbiamo audio e video dove ricattano addirittura i genitori. Stai zitto, non dire questo, non fare questo, altrimenti ti togliamo, altrimenti facciamo e via dicendo. Quando vogliono, andiamo in tribunale in una pubblica piazza, lo dico da anni, e ci confrontiamo. Ad oggi nessuno né mi ha denunciato né ha in qualche modo accettato quello che noi diciamo da anni. Insomma, se il bambino è la chiave di tutto, per Antonio deve esserci una collaborazione tra i genitori. Smettetela di litigare, risolvete diversamente i vostri problemi, fatevi aiutare. Il bambino è la chiave di quel motore che è il tribunale. Nessun giudice ti viene a casa a bussare e dire: ti porto via tuo figlio. Sei tu che inneschi una situazione del genere portando tuo figlio casomai a testimoniare contro il papà o viceversa contro la mamma. Quando hai innescato hai acceso quel motore, non lo fermi più. Perché ci sono troppi interessi dietro, ci sono 5 miliardi l'anno per quanto riguarda gli avvocati e le separazioni, ci sta 1 miliardo l'anno per quanto riguarda la psichiatria e gli psicologi, sono 2 miliardi l'anno per quanto riguarda gli affari sociali, per quanto riguarda le case famiglie, c'è una montagna di soldi. Dunque, anche sugli affetti a farla da padrone, il denaro. Stupisce come le istituzioni nate dalla Costituzione, pare la più bella del mondo, nei suoi pesi e contrappesi non riesca a stanare chi intorno a questi drammi guadagna soldi, tanti soldi. Noi, come sempre, torniamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento. Ora il trailer di quello che vedrete e poi una pacca sulla spalla per farlo partire con il rap a Cuba Caballa. Chiedevo a tutti i deputati che entravano nella Camera di darmi una mano su questa storia qui. E tutti quanti erano interessati, chiedevano mi dia il suo numero di telefono, la chiamo, faccio chiamare, eccetera. E io svolgevo, no, questa mia funzione girando per Roma, per oltre tre mesi sono stato lì, che dormivo per strada. Silvio, per colpa di una banca, ha perso tutto. La politica, che gli aveva promesso aiuto, lo ha utilizzato solo ed esclusivamente per farci una campagna elettorale. L'unico aiuto che ha avuto da un imprenditore che non ha mai conosciuto e che, nel frattempo, è morto per un infarto, in seguito ad un'inchiesta della magistratura. Dai paesi alle città, miseria e povertà,
lo chiamano progresso solo per pubblicità. Patane e pandemia, oggi mangio a casa mia. Quartieri popolari con famiglie in avaria, separati con cura, in un'epoca oscura che semina l'odio e raccoglie la paura. Tra chi ci si vende, tra chi ci si compra, tra chi vive e muore nelle zone d'ombra.